Ah, bentornati nel terzo episodio di Red vi spiega come migliorare a giocare a soft air. Migliorare a giocare a soft air. Vi ricordo che prima di partire in descrizione trovate tutti i link delle cose di cui parlerò, trovate il link del Monopoly Soft Air Shop, il posto incredibile in cui tutta questa attrezzatura risiede e dove la potete trovare, e che soprattutto questa è la terza parte di una tripletta di video in cui spiego come migliorare a giocare a soft air. Vi spiego come migliorare l'utilizzo della replica lunga e oggi vi spiegherò come migliorare l'utilizzo della replica corta. Prima di partire, come al solito, sigla. L'utilizzo dell'arma corta è forse il più complicato all'interno del mondo del soft air, perché a differenza della replica lunga che si va ad allineare perfettamente con la nostra spalla, siamo noi che dobbiamo andare ad allineare perfettamente gli organi di puntamento sulla nostra replica. Chiaro che non tutte le pistole e le repliche di pistole sono identiche, alcune sono più facili da utilizzare di altri, infatti non è rilevante che abbiate una Glock Evolution come quella che ho in mano o una Beretta M9A3 come vedremo o altre delle pistole che vi mostrerò oggi, che sono ovviamente tutte linkate in descrizione, ma è importante quanto tempo avete speso nell'allenarvi con quella pistola. Elimineremo quindi dalla nostra equazione quanto è precisa, quanto è forte, quanto è potente una pistola, ma parleremo esclusivamente di quello che noi come operatori possiamo fare per migliorare nel suo utilizzo. Ecco che nell'utilizzare la pistola dobbiamo spendere ancora più tempo rispetto che con l'arma corta nell'allenare il puntamento, quindi nel andare a collimare in maniera perfetta gli organi di puntamento. Dobbiamo quindi fare la stessa cosa che abbiamo imparato a fare sulla nostra replica lunga, a questo giro però concentrandoci veramente tanto sull'impugnatura. Sulla replica lunga ho preferito non addentrarmici più di tanto perché ci sono veramente tantissime scuole di pensiero diverse che vi dicono cose diverse e non volevo quindi avere discussioni. Qui invece penso che si possa essere tutti d'accordo che c'è un modo di grippare la pistola nella maniera corretta e poi ci sono 200 sfumature per andare a modificare quel modo di partenza. Quando andiamo infatti ad afferrare la nostra pistola, andiamo a prenderla con la mano che usiamo per scrivere o per giocare con la nostra zucchina in questa maniera. Mi raccomando, il dito fuori dal grilletto, ragazzi. Fuoco. Usiamo poi la mano di sostegno per andare a abbracciare la replica in questa maniera. Ok? E ci andiamo a incastrare perfettamente in questo modo. I pollici non sforbiciano, siamo appiattiti in questo modo e la pistola da qui non può scappare. Ripeto, l'altra volta non l'ho fatto, a sto giro ve l'ho fatto vedere bene perché è essenziale che impariate a grippare la pistola correttamente per quello che andiamo a fare adesso. Soprattutto nell'arma lunga abbiamo imparato a tenere le braccia il più chiuso possibile, onde evitare di venire colpiti. Nella pistola il grip è ancora più importante perché qui abbiamo davvero effettivamente un rinculo non paragonabile a quello di un'arma vera, ma comunque ogni volta che andiamo a premere il grilletto avremo un rinculo. Un'altra cosa importante è che su questo tipo di pistole, quando andiamo a premere il grilletto, c'è uno scatto e dovremo infatti imparare a premere sul detto grilletto. Ma ci arriviamo. Primo esercizio che andiamo a fare. Come per il fucile, impariamo ad entrare in puntamento. Siamo dunque in questa posizione, la pistola in questo caso è già estratta e l'abbiamo già grippata correttamente. Successivamente possiamo anche andare ad estrarre ed entrare in puntamento corretta. In questo video non ne parleremo, ma ne potremo parlare più avanti. Ad ogni modo siamo in puntamento, siamo pronti ad entrare in puntamento in questa posizione sempre di high ready. Io sinceramente lo preferisco per la pistola e andiamo a estendere. Estendiamo tenendo questo braccio un pochino più morbido, quindi quello che trattiene la pistola, mentre questo fa da sostegno. Non siamo quindi intraruotati in questo modo qua, ma siamo in una posizione di questo tipo. Questo braccio ovviamente non deve essere teso come un fuso perché poi dopo rischiamo di andare a vibrare ed entriamo in puntamento. Grazie a questa cosa qui impariamo a andare ad allineare perfettamente i nostri organi di mira. E quindi ripetiamo questa cosa fin tanto che appena andiamo ad estendere e portare la pistola vicino alla nostra faccia e la nostra faccia si va ad adattare anch'essa a dove si posiziona la pistola, riusciamo a trovare gli organi di mira senza problemi. Richiederà un po' di allenamento e ci viene utile l'esercizietto che facevamo con l'arma lunga. Ovvero prendiamo tre bersagli, li posizioniamo in casa e andiamo a puntare, puntare,
puntare e ci alleniamo a ripetere questo allineamento non solo davanti a noi, perché a una certa il corpo si abitua ma non ha veramente imparato la cosa, e dobbiamo andare quindi a ripetere questa abilità di allinearci perfettamente col bersaglio su vari bersagli che si spostano e che cambiano. Loro troverete sicuramente più difficile dell'arma lunga, perché la pistola è molto più complicata e imparare a utilizzarla bene è letteralmente tutta memoria muscolare, perché non abbiamo più qualcosa che ci permette di allinearla dritta, ma è il nostro corpo con la testa, con le braccia e con il grip che ci permette di andare ad allinearci in maniera corretta. Allo stesso modo, essendo più difficile, è anche molto più divertente quando imparerete a utilizzarla nella maniera corretta. Io personalmente mi sono allenato a fare questa cosa una volta ogni due giorni, mi mettevo lì in casa e bam, forno, bam, microonde, bam, la fidanzata, no, ovviamente. Quindi mi raccomando, controllate che sia scarica se lo andate a fare in casa e ovviamente abituatevi. A questo punto vorrei anche scambiare due parole sui modelli di pistole. Personalmente Glock è la più semplice da utilizzare, soprattutto all'inizio. Attenzione però, perché una volta abituati a Glock sarà molto difficile, soprattutto se vi siete allenati tanto come me, andare a cambiare pistole e passare a qualcos'altro. Io personalmente mi sono allenato tutta la vita con Glock, adesso che sono passato alla P320 sto facendo molta fatica a ritrovare quella perfetta sintonia che avevo con questa, quindi attenzione a fissarvi con una pistola unica. Ovviamente a seconda del modello di pistola che andate ad utilizzare cambia anche il tipo di peso, il tipo di inclinazione, un po' come i fucili. Quindi è importante che se passate per esempio da una Glock a una 1911 siate preparati e sappiate che non è che sparare allo stesso modo. Perché se andiamo a sparare con una 1911, oltre ad avere il cane che può essere armato esterno e non è interno come nelle Glock, il tipo di rinculo sarà diverso. Imparerete anche a non sbattere gli occhi come ho fatto io, perché non mi aspettavo che avesse il gas dentro. Tenete anche conto che 1911 e Beretta tendono ad essere un pochino più pesantucce in linea di massima, quindi dovete poi dopo andarvi ad abituare a una differenza. Beretta personalmente è un pochino più pesante, però tende ad avere un rinculo diverso e più piacevole personalmente, e varia anche ovviamente dalla qualità del modello. Vi ho fatto vedere queste perché sono tra le varie tante pistole che abbiamo qui in negozio. Vi lascio linkato in descrizione la pagina dove potete trovare veramente l'imbarazzo della scelta. Sparare, sparare, sparare. Perché il rinculo di una Glock non è uguale al rinculo di una 1911 e soprattutto vi dovete abituare al rinculo della vostra pistola. Per imparare infatti a far scattare il grilletto dell'arma in maniera intelligente, ho qui un giochino per voi. È una cosa che non è nuova, nel senso che la fanno da un sacco di tempo, io però l'ho scoperta e mi piace veramente tanto. Il giochino è molto semplice. Normalmente si posiziona la moneta sulla tacca di mira frontale della pistola, esatto, si va a tua mano, vi preparate a premere il grilletto e l'obiettivo è non far cadere la moneta. Questa non è la mia pistola, a mia discolpa. Vi serviranno ovviamente tanti tentativi, soprattutto perché a seconda del tipo di pistola i grilletti sono più duri o meno, e questo vi insegnerà a non andare a tirare e alzare, quindi andare a cambiare il tiro della vostra pistola premendo il grilletto. È un esercizio molto divertente, ripeto, l'obiettivo non è riuscire a farla rimanere sopra, perché è veramente molto difficile, dipende anche tanto dal tipo di tacche di mira che avete sopra, dal tipo di moneta e tutto il resto, ma vi insegnerà a cercare di mantenere il più possibile la pistola ferma. Cosa importante per capire se state facendo bene, ripeto, non è che la moneta non cada, ma che possibilmente cada il più tardi possibile, perché vuol dire che la micro vibrazione che fa cadere la moneta non è immediata, non state veramente tirando voi la pistola, ma è semplicemente una vibrazione. Adesso però nessuno se ne va di qui finché non riesco a farlo. Fermo. Ma sai che c'hai la mamma possibile. Fatto ciò, è inevitabile dover andare a sparare, quindi andrete in giardino e come per l'arma lunga andrete a fare fuoco, 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 fuoco. Ripetere il puntamento su vari bersagli, prima uno, poi l'altro, poi il terzo. Ancora meglio se avete un compagno, perché potete sia cronometrare il tempo che ci mettete nello sparare ai vari bersagli e in più potete andarvi a sfidare, avete qualcuno che controlla come fate fuoco. Cosa importantissima che chi ha la pistola fa in continuazione: va in giardino, si prepara a sparare e bam 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 bam, spara a raffica. Non vi serve sparare a raffica, non vi serve a nulla. Partire ad allenarsi e pretendere di colpire tutti i bersagli due volte, fare il passaggio, ricaricare in maniera tattica
e tornare a sparare è pura follia, ci vuole tanto tempo e ve lo dico perché io all'inizio facevo così, sparavo una marea di pallini, la metà non andavano a bersaglio, non riuscivo a mantenere quella velocità lì, mi rompevo le palle e ci davo a mucchio. Quindi l'importante è partire lenti, perché ripetere un movimento in maniera corretta lentamente vi porta man mano che lo ripetete, che il vostro corpo si abitua a farlo, più veloce. Mentre più andate veloce, più siete sloppy, sbagliati, fate un movimento sbagliato che imparate e vi impedisce di migliorare. Tra l'altro non so se avete notato, ma ho cambiato pistola, questa è una Glock Secutor. Tra l'altro vorrei dare la giusta esposizione mediatica alla bellezza con cui Secutor addobba le proprie pistole. Se siete interessate, ripeto, trovate tutti i link in descrizione. Questi video vogliono essere delle introduzioni, vi devono dare gli strumenti per migliorare nell'utilizzo di un determinato tipo di replica e non darvi tutti gli esercizi che ci devono essere. Per quello ci vogliono dei corsi che difficilmente potete fare su YouTube. Spero che questa serie di consigli vi sia stata utile. Io personalmente sono rimasto bloccato all'interno di un limbo di pseudo bravura per tanto tempo perché non avevo fatto i fondamentali. Questi sono i fondamentali, quindi fateli, perché è innegabile che ci sia un miglioramento devastante, anche perché gli altri non li fanno, voi li fate, quindi siete per forza più forti dopo. Vi ricordo di andare a recuperare gli altri due video che ho fatto di questa serie perché sono estremamente interessanti e questa trilogia funziona bene, tutta collegata. E vi ricordo inoltre che siamo al Monopoly Software Shop, in descrizione trovate i link di tutti i nostri social, sia mio che del negozio, e tutti i link dei prodotti di cui ho parlato. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con me questo stupendo sabato, vi auguro delle buone ferie se ci siete stati o ci dovete stare, e come al solito, stay hungry! Ah.